Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Nioh 2. Bene, andiamo pure avanti. Ho fatto un po' di volte questo scenario, quello dell'ultimo episodio, per cercare di fare un po' più di esperienza, per livellare di più, in modo che sia più liscia la seconda run, vista che non siamo più in blind. La affronteremo in questo modo qui. Vi faccio vedere il livello che ho raggiunto. Non è tantissimo, però neanche pochissimo. 28 di magia, livello 38. E sì, penso che non sia male avere 1500 di vita adesso e 1000 di chi. Ne sono abbastanza contento. L'arma ovviamente è ancora bassa, 271, però ho raggiunto il massimo della familiarità. Ho trovato un'altra volta quest'arma, ma stavolta in questo scenario, quindi penso che sia proprio di livello più che di scenario. E di un livello in più, quindi non l'ho neanche usata, non l'ho neanche affinata, perché comunque il livello farà 5, 10 in più, non mi dice niente. E quindi niente, facciamo il livello nuovo, che è 24, quindi non ci siamo ampiamente dentro. Ci sono addirittura 6 Kodama e quindi io sarei contento di farlo. Ah, me lo ricordo, adesso un po' di cose me le ricordo, sono così vecchio, però insomma dai sì. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Sì, adesso sì, me lo ricordo. Metti lo calo un secondo, lo calo. Hidoi arisama da. Atari ni wa Yoshitatsu wa Dōsan sama no narifuri kamatte wa ire. Hayaku Dōsan sama o sukuwanai to na. Hayaku Dōsan. Non mi dai niente, fetentone, maledetto. Vabbè, non importa, dai, ce ne abbiamo di roba, insomma, sì. Cerchiamo di non far cacate come mio solito. Beh, come dire, cercate di non. Sì, ok, andiamo a vedere. Oh, ma si sale. Oh, ma si spara. Oh, ma è morto. Beh, fa piacere, dai. Andiamo un po'. Oh, salve, lei mi piace tanto. Peccato non poterci riuscire. Ma forse ci riesco, dai. Tac. Oh, quanto mi dispiace. Si è fatto tanto male. Ah, questo non l'avevo neanche preso, penso te. Ok. Io mi diverto un sacco con l'arco, non si vede. Accidenti. E là si va. Ok, adesso piano piano facciamo tutto, almeno ci provo, insomma, qualcosa. Qui si cade e si muore, lo sapete. E non è neanche molto bello la cosa. Vediamo. C'è un casso. Non c'è un casso. E c'è il regno yokai. Intanto questo lo amassiamo. Non lo amassiamo. Ci giochiamo, più che altro. Vai. Perfetto. Abbiamo fatto qualcosa. Veloce, boia. Oh, ma qui si cade. E che si fa? Un casso. Pensavo ci fosse un segreto o qualcosa. Invece siamo andati nella. Ho fatto un altro figlio di merda. Ok, va bene, non importa. Tanto ne faccio tante. Oh, ma guardate, ha droppato. Vediamo un po'. Oh, ma salve, lei mi piace molto, sa? Vita dello spirito. Più ne abbiamo, meglio è. Dopo questo devo farli. Li farò off camera. Qui non mi piace per un cazzo. Se magari cadessi. No, proprio. Opla, ma ci credevi, ci hai creduto tanto. Poverino, quanto mi dispiace. Ci ha proprio creduto lui, Ok, adesso piano piano facciamo tutto. Oh, volevo purificare. Ho purificato, però mi ha purificato il culo lui perché mi ha ucciso. E insomma, sì. Vabbè, pazienza, andiamo avanti. Tanto insomma, capita di morire, non è un problema. Di questo gioco, insomma, se non si muore non si gioca, no? È così che funziona. No, non funziona così, però insomma sì. Oh, ma salve, lei è bello, sa? Ok, riprendiamoci. Oh, ma esplosiva, bene, così ne abbiamo rifatte quelle che abbiamo perso. Opla, poverino, mi dispiace. Io devo andare a riprendere un attimo questa. Sa mai, va? Così sa. Eccola qua. Andiamo, apostolo. Andiamo in un terreno più consono. Te forse è meglio che fai così, così. Rompi i marroni. Eccoci qua. Aia, botta da panico. Accidenti. Aia, aia, aia. Tac. Ok, sì, adesso ci mettiamo a posto, non vi preoccupate. Adesso che siamo più all'altezza. Accidenti. Ok, purifichiamo, perfetto. Non ci provare, adesso ti prendo proprio da dietro come ti piace a te. È detta così un po' brutta, però è nel senso che mi piace perché fa più male. Neanche così mi è venuta bene. Vabbè, ci abbiamo provato. Ok. Hop.
La opla, opla lissio. Mi fai tanti lissi, come mai? Oh, ce l'ha. Oh, caracca, mi ha preso. Mi ha fatto anche tanto malo. Adesso li faccio io il malo. Ok. Eccolo qua, vedete, non era difficile, bisogna solo un attimo prendere lo salve, ma lei era incantato. Cosa mi hai dato? Vedete che c'è il dragone inquieto, vedete che si trova? So che l'ho trovato viola, tutto qua, non cambia niente, cioè cambia però, insomma, avete capito che si trova. E quindi? E quindi niente, abbiamo finito, cioè la zona, l'area più che altro. Andiamo di sopra, là. Oh, ma c'era tanta roba, oh, ma c'era tanta gente. Eccolo qui. Vediamo un po'. Porca vacca, mi sono cacato in mano. Accidenti a me. Cosa vuoi te? Sta in ginocchio. Penso sia questo. Adesso ricordarsi di tutti sarà anche dura. Tanto che lui si diverte. No, non mi toglie l'occhio, che ci devo fare. Oh, mi ha dato anche il cuore. Ma come sei maschera del vecchio saggio. Poverino, rimasto senza. Eccolo lì. Nucleo d'anima. Oh, ma salve, lei non l'avevo mica vista, sa? Ok. Perfetto. Stavamo dicendo più che ci interrompessero, che devo prendere qua. Ok. Non è che c'è qualcosa che io possa fare o andare? Adesso ci guardo, perché mi sembra così strano. Qui si muore alla grande, proprio alla super. Qui invece... Qui si muove, sì, boh, non lo so. Mi sembrava di ricordare che dovevamo andare proprio giù, però non ricordo dove. E qui si muore. E qui si va, boh, mi sembrava di ricordarmi così, forse mi sbaglio, tanto, insomma, la vecchiaia è dura, proprio da buttare giù. Vabbè, andiamo via, inutile. Lì c'è una scala. Va bene, adesso mi ricorderò quando avrò finito lo scenario, come minimo. Vai. Vediamo, siamo a postolo. Pure mi sembrava di ricordare, eppure non c'è niente, cioè boh. Vabbè, forse era un altro scenario con lo stesso scenario. Ho parlato proprio una lingua bellissima e comprensibile, nel senso che a volte ci sono gli stessi scenari, però so proprio puscolo, cose così che variano di qualcosa e c'è un pezzo in più o in meno. Kodama? Kodama? Oh, salve Kodamuccio, ed è uno fatto, va. Così siamo al primolo. Lei è bello bello, sa? Opla, si è fatto male? C'è boia, Eccoci qua. E anche questa è andata. Spero che riusciamo a sbloccare presto delle combo, perché sono di una noiosità. Questo è qui incredibile. Poi si è fatto male, adesso l'aiuto io. Mi ha aiutato lui. Porca miseria. Ok. Oh, aspetta, lock. Oh, porca vacca. Ecco qua. Me l'ha perso così. Dragone inquieto, vedete, stiamo trovando tanta di questa roba. Perfetto. Altro, e poi mi ricordavo due ninja qui, forse mi oltre a veggole. Cioè, oggi proprio non ricordo un cazzo, vediamo un po'. Ah, ma lì c'era qualcuno. Perché di là si va. Ricordavo che si andasse proprio. Scusate, è partita come al solito la nostra amica. Qui si va. Adesso io non ricordo esattamente qual è la strada più idonea, però le faccio tutte così almeno siamo a posto, no? Eccoci qua. Dove vuoi andare? Così io faccio così, ti sfondo il culo. Vedete, avere chi è importante. E qui non si va da nessuna parte. Però qui c'è qualcosa, volete che non ci sia qualcosa di buono? Tazzo ciocco, beh, non è male, non ne abbiamo tantissime. Adesso le faccio, Kodama, non vi preoccupate. Eccoci qua. Acqua sacra, che quella servirà tanto. E qua c'è la famosa scala, benissimo. Che non ho preso da lì, ma sono proprio rincoglionatico. Da là si va di là. Beh, tutto un Kodama. Mi fa piacere. Allora, c'è una strada che non ho fatto. Mi tocca farla, dai. Non so dove porta e quindi la voglio fare. Qui. Vado qua, ok. La vado a vedere subito. Che effettivamente non so dove porta e qui c'è qualcuno. Non mi tira il torcere, ci fa così. Ok. Bene, esatto, perché c'era qualcosa, vedete? E la pietra dello spirito ci serve, bene, sono contento. Da dove devo passare? Ho dimenticato, da lì sopra. Guarda che giro mi tocca fare, astruso.
per riuscire ad arrivare a cap. Allora, se io mi buttassi di qua, sarebbe una brutta cosa, vero? Molto brutta. Vabbè, risaliamo, avete pazienza, dai, devo far tutto. Qui si ha di qua e lì dobbiamo andare là. Quindi di qua, no. Qua si ritorna indietro. Era di qua, ok. E così abbiamo fatto. La scorciaroia è presa. Adesso saliamo, dai, non ci abbiamo messo tanto. Eccoci qua. Vediamo più cose possibili. A volte esce il capo dal... Oh, salve, non l'avevo proprio vista lei, sa? Ok. Non si preoccupi, che adesso gli sfondo il culo, eh. Stia tranquillo. Eccoci qua. Ok, è andata. Oh, ma salve, vedete che si poteva andare? E l'abbiamo preso. E anche qui è andato. C'ha 5 frecce, ma è una cosa sborrona, eh. Cioè, insomma, 5 sono tante. Ma l'hanno molto cambiato il gioco l'ultima volta che ho giocato. Molto più facile. Cioè, meglio così, cioè, per carità, Ho tirato da quegli accidenti con l'altra run. Tra bug e cose incomprensibili. Ok. Vediamo un pochino. Silenzio. Opsa! Ti hai fatto male? Cioè, boh, mi sono fatto male io. Ho preso la cosa della cosa del Cosby. Cioè, mi ha lasciato il cuore. È un cuore matto. Vediamo un po'. Oh, popla! Che bella cosa. Ottimo. Più cuori prendiamo, più livelli facciamo. Più livelli facciamo, più moriamo. Insomma, era quello il succo. Ok. Oh, c'è boia, non l'avevo vista lei, signoro. Cosa? Eccoci qua. E questa è andata. Tu non mi piaci per un cazzo, lo sai? No, lo sa sicuramente, che gli ho detto più di una volta. Ok, non è che qui si rompe, ci ho sperato, Allora, io in teoria, a livello molto teorico, potrei fondargli il culo, però a livello molto teorico e non ha funzionato. Ok. Ok. Oh, c'è boia. C'è un bello scasciabarrone, insomma. Io ho parato, però, infatti non mi ha fatto un cazzo. Mi scusi, sa, dovrebbe morirci un attimo, niente di personale, perché è un scassabarroni lei. Ah, era lui quello da purificare, vabbè, diciamo posto, abbiamo fatto. È stato facile, però, Ecco qua. Prendiamo più cose possibili. Ovviamente non capisco un cazzo di quello che dice. Ciocca di ninja, grande. Oh, cade l'evocatore, bolla magere, quanta roba c'aveva questo qua. C'aveva tanta roba. Perfettico. Non è che c'è qualcos'altro, no, vero? Me l'ha preso bene, sapete. Vabbè, andiamo avanti. Immaginavo. Dove va, signore? Non si fa così. Insegno io come si fa, guardi. Mi è piaciuto? È piacere per lei, insomma, sì. Ok. Opla, si è fatto male. Ecco qua, ma ha lasciato... Madonna quante frecce, ma cioè, possiamo venderle? Eccoci qua. Schinieri. Qui non c'era più niente, vero? Invece c'era. Devo stare attento, sono un po' distratto ultimamente. Vediamo cosa c'è. Amuleto del viaggiatore, cioè dite che poco, mi riporta al santuario. C'è una bella viaggiata, insomma. Scusi, dai, potrebbe morirci, grazie. E sto tornando indietro. Mi sembra ovvio che io sbagli strada ogni 5 secondi e mi perdo ogni 4. Beh, è una cosa positiva. Ah, ricordo sto dungeon. Un bel dito in culo, sapete? Ma proprio grosso grosso. Ok, perché più che altro il boss. E qui ci sono i miei nemesi. Beh, un bel problemino sarà farcela. Ma quante luci. Come mai tutti questi aiuti? È successo qualcosa qui recentemente che io non so. Eccoci qua. 18.000, facciamo un livello, dai, non è male, mi piace la cosa. Allora, io il chi, sarebbe ora che lo aumentassi. Il chi è infatti più 10 in velocità. Che la vediamo prima di tutto questo cosa mi dà. Mi dà più 1 e mi porta da 28 a 29. Mi serve l'omnio, non vedo l'ora di usarlo. Spero di trovare qualcosa di idoneo. Allora, di qua si andava in un posto. Che non ricordo se c'era lo shortcut. Di qua si prosegue e di qua c'era un posto che ci voleva lo shortcut. Esatto, mi ricordo qualcosina, dai.
Bomba fa mezzo, vedi che le bombe le troviamo, quindi dai, non è male. Ok, andiamo pure. Qui si va. Guardo su perché mi ricordo che scendevano. E quindi per evitare. Oh, l'antidoto. È un antidoto che servirà parecchio. Salve. Ops, si è fatto male. Cioè, poi gli ho tolto un sacco di. Di cosa. C'è boia. La miseria che c'è, ma lei è un po' struso, sa? Ok. Scusi, sa? Non si fa così. Altre frecce, come ne abbiamo poche. Ne abbiamo tirate così poche che insomma prendere un po' di più non fanno male. Oh, ma salve. Io lei non me la ricordo, sa? O si è fatto tanto male? Poverina. Ce n'era un altro. Ok, scusi, sa, mi perso male, ma dovrebbe caderci un attico, eh? Ok, penso si sia fatto male, voi cosa dite? Io mi ricordo che non mi ricordo un cazzo, ma qui si andava. E se non si va da qua, non si prende questo. So che, la mia nemesi, dopo ci andrò, perché se è una caduta così, significa solo una cosa, che è molto buona. Stavo guardando, perché io mi ricordavo vagamente che queste qui... Allora, amuleto del viaggiatore. Devo farlo perché devo assolutamente scoprire se è una cosa buona o no. Allora, bomba esplosiva per adesso la togliamo. Mettiamo l'amuleto del viaggiatore, che se non ricordo male è quello che ti riporta. Questo viene usato spesso per. Il viaggio sicuro. Dovrebbe essere questo. Allora. Sì, viene usato per riportare l'ultimo santuario. Vai, usiamolo, perché voglio assolutamente farlo, perché io questo non me lo ricordo. Può darsi che sia un item molto importante, o magari una gran cacata, però. Andiamo. Pietro dello spirito, mi fa tanto piacere. Ok, e di qua si scendeva. Vediamo se c'è qualcos'altro, magari di buono. Non dovrebbe, quindi amuleto del viaggiatore. Perfetto, ok, andata, così siamo a posto. Lo togliamo un attico perché non mi serve più e ci mettiamo l'antidoto, perché qui servirà l'antidoto, dai, antidoto uguale. Mi tocca rimassarlo, ma che palle, cioè tu mi hai resettato l'aria, non mi hai portato solo al santuario. C'è Beffe Tentone, lo sai, ti ha detto mai nessuno? Te lo dico io, non ti preoccupare, cioè non gli ho tolto un cazzo stavolta. Ok, ma ti piacerebbe, insomma sì. Lo so, si vede bene i tuoi occhi. Opla. Ti do una mano, guarda, si fa così. Oh, c'è boia, to. Vedi le botte. Che è meglio. Ovviamente mi alzo le frecce perché ne abbiamo così poche. Allora, stiamo attenti, va. Questo è qualcosa, no? Nessuno. Salve, Nemesi. Voglio vedere come abbatto adesso questa vacca, insomma. Scusi, signora vacca, niente di personale, però insomma. È un po' stronza lei. Vai. Perfetto, gli ho tolto il cazzo. Ok, perché questa è maledettamente veloce. Sì, brava, brava, complimenti. Ok. Ma è tanto strano che sia così facile. Vabbè, facciamo finta di niente. Ok, allora, qui mi ricordo tante strade, di qui anche una porta che si apriva. Certo che la memoria non è più quella di una volta, insomma sì. Ma lei così, giusto per, non è che cattiveria, ma se morisse un attimo gli è partita via la testa. E qui c'è l'altro. Tu rimani lì, vero? No, col cazzo mi ha risposto. Sto. Oh, ma è stato bravo. Ok, perfetto. È per prendere un po' di punti. Ok, qui si prosegue. Così mi ha rigenerato la vita. Adesso io devo trovare quel cazzo di muro, che è questo. E adesso ci azzeccherò, ma neanche per sogno. Alla prima? Cioè, poi la festeggiamo, Ok, cioè, poi quanta roba mi ha dato. Mi ha dato un cazzo alla fine. Va bene lo stesso, dai, guardiamo sempre sopra, che è meglio. E ci salutiamo, perché questo dungeon è parecchio lungo. Allora, vediamo un po'. E qui abbiamo fatto
Oh, ciocca Omnio, che cosa gradita. Dai ragazzi, diciamo che chiudiamo in bellezza qui. Per questo video è tutto. Ripeto come solito, lascia un like e un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate. Per il prossimo video saluto da Shiva. Ciao ciao.